Seconda vittoria del campionato e stavolta con annessa quaterna per il Picerno. Immediato il riscatto per gli uomini di Longo dopo il KO esterno rimediato col Catania. Al Curcio a cadere sotto i colpi dei rossoblù e il Giuliano. 4-0 il risultato finale. Formazioni padroni di casa con il 4-2-3-1 di partenza. Diop è l'unica punta. Ospiti col 3-5-2 guidati da Salvemini e Bernardotto. Basta un minuto ai potentini per sbloccare la partita. Ci pensa Guerra. Potente e preciso il suo tiro dalla distanza con deviazione che non lascia scampo a Russo. Tentativo di risposta a Campana al 17esimo. Punizione di Bernardocco, ma il pareggio non arriva per un non nulla. Gara combattuta nella prima frazione, ma la ripresa comincia esattamente come era cominciato il primo tempo. Il raddoppio del Picerno arriva infatti al 47esimo. Sgroppata di Ceccarelli sulla destra, cross al centro, sul primo palo Diop anticipa tutti e la mette dentro. Gol che spiazza gli ospiti più del dovuto perché al 53esimo arriva subito il tris. Ci pensa Albadoro, l'ex Bari riceve un ottimo cross da parte di De Cristofaro, palla che scorre e quindi ottimo controllo con conclusione che non lascia scampo. Per la rete del definitivo poker bisogna invece attendere il quarto dei 5 minuti di recupero concessi dall'arbitro Leone. Ci pensa Murano, sponda di testa di Sant'Arcangelo, quindi delizioso pallonetto a tu per tu col portiere che non viene fallito. Adesso i punti in classifica sono 7 e la formazione lucana è in piena zona playoff. Al di là del risultato, una prestazione convincente.